Corrado, dunque, come ti sei avvicinato alla tua professione da fumettista, che penso sia prima di tutto una passione, giusto? Certo, tutto è nato come una passione. Da molto piccolo, come la gran parte dei miei colleghi, hanno cominciato a interessarsi al mondo del fumetto già da molto piccoli, quindi io andavo in edicola a credo 5-6 anni apposta per andare a scegliermi il fumetto, e sfogliare i disegni non sapevo ancora leggere, ma comunque già il mondo del fumetto era in me. E poi diventando grande ho studiato, ho cercato di apprendere le tecniche di disegno che facevano più per me, e oggi sì, può essere una professione. Io diciamo che sono più disegnatore, nel senso che la mia attività ha a che fare con il mondo del disegno oltre che col mondo del fumetto, quindi spazio su più campi che hanno tutti però a che fare col disegno. Canavesano doc, quindi possiamo vantare una personalità. Diciamo sì, il canavese sicuramente ha influenzato tantissimo il mio lavoro, nel senso che io ho pubblicato due fumetti che hanno a che fare con due storie molto locali, che hanno molto a che fare con il luogo dove sono cresciuto, quindi sicuramente dal punto di vista dell'influenza il canavese ha molto a che fare con il mio lavoro di disegnatore. Giustamente, e meno male, ti ringraziamo per questo. Quando riusciremo a sfogliarli? Allora, uno, il Non ti scordare di me, è uscito già da diverso tempo, e invece ho ultimato proprio da pochissimo il nuovo fumetto che si chiama Ancora, che spero vedrà la luce in quest'anno, nel 2022, quindi spero presto riuscirete a vedere l'ultima opera, che appunto anche questa ha molto a che fare proprio con le zone dove viviamo. Andrea Cavaletto, sceneggiatore canavesano, giusto? Esattamente. Raccontaci di te, da come è nata la tua professione. Guarda, ho sempre avuto interesse nel campo del fumetto e del cinema, fin da proprio bambino, quando ancora non sapevo neanche scrivere. E infatti mi ricordo che ricopiavo i disegni dei fumetti di Tex Willer, di mio papà, su tutti i fogli. E da lì la passione è continuata fino a sfociare nella professione. E questa è la cosa più bella che possa capitare ad ognuno di noi, immagino. Questa sera di cosa ci parlerai? Stasera parleremo in generale del fumetto, in più specifico del fumetto in canavese, con gli autori canavesani e con le cose che comunque combino io in Italia e all'estero, ma con i piedi ben saldi in quel del canavese. Ovviamente noi andiamo fieri di questa cosa, perché è un vanto per noi il fatto che tu da qui sia sfociato nel mondo, si può dire. Le tue prossime uscite che potremo vedere magari sul grande schermo, chissà. Ma guarda, allora, c'è Lettera H, il film, un film horror su Amazon Prime, in onda da un po' di mesi, cioè in streaming da un po' di mesi. E invece per quanto riguarda i fumetti, sta per uscire una mia nuova graphic novel disegnata da Officina Infernale, che è fresco fresco di un color fest di Dylan Dog, molto discusso, per Green Moon Comics edizioni. Si intitola Hyde's Secret Nightmare ed è una rivisitazione, un prequel a fumetti di un controverso film erotico horror sceneggiato sempre da me per il regista Domiziano Cristofaro, e che appunto di cui questa storia vuole rappresentare un inizio, un prologo. Ed è una storia di abbastanza pesante, che tratta un tema difficile, che è quello degli abusi sessuali tra minori, quindi farà abbastanza discutere. Rubo ancora un secondo, edizioni Inchiostro, Within, di Elena Chiappini, disegnato e ideato da lei, una nuova promessa del fumetto, non dico che l'ho scoperta io, ma quasi, e di cui ho curato i dialoghi. E invece la cosa grossa è la biografia a fumetti di Kurt Cobain. Non sono il primo a farla, né a fumetti né in romanzo, ma posso assicurare che una biografia di Kurt Cobain così credo che non l'abbiate mai vista, ecco. E non vediamo l'ora di vederla. Grazie mille.
In arte bomber, Castellamontese, ora trapiantato a Rivarolo, appassionato di fumetti da una vita, giusto? Sei stato selezionato per questa serata, raccontaci. Tutto è nato dalla collaborazione con la biblioteca di Castellamonte questo dicembre passato, e allora sono stato contattato per fare un po' da, diciamo, mediatore tra i due artisti per questa serata. Mi fa piacere, per essendo il castellamontese da sempre, mi faceva piacere presenziare questo evento, per cui spero che sia interessante per tutti coloro che sono venuti, per cui speriamo che sia una bella serata di fumetto per tutti. Spero che tu vada fiero di questa cosa, perché è giusto che sia così. E un'altra cosa volevo chiederti, ovvero cosa ti aspetti da questa serata, ovviamente? Ma che sia una serata in cui si possa parlare di fumetto e far capire qual è le peculiarità, che il fumetto è un'arte, quindi spesso qua si confonde come quasi con una cosa da bambini, da ragazzini, che non è così, e quindi di fare un po' di cultura, diciamo, nel nostro piccolo, e che sia anche una serata magari per spezzare un attimo, visto il periodo purtroppo che stiamo vivendo, per cui spero che sia una bella serata per tutti. Esattamente, tu oltretutto sei titolare e gestisci una fumetteria a Rivarolo, che ha articoli di ogni sorta. Sì, si tratta di fumetti di tutti i tipi, da quelli giapponesi, italiani, comunque fumetti occidentali in genere, poi tutta la gadgettistica che è correlata a questo mondo qua, quindi dalle statuine, portachiavi, tazze, tutto quello che può essere, e da qualche tempo anche un piccolo angolo musica, con dischi e vinili, che visto che sono tornati di moda, io sono anche appassionato di musica, per cui mi è andato un po' tutte le scelte in negozio.